Si parte. Ecco la compagnia in direzione della Valnerina. Ex stazione ferroviaria di Sant'Anatolia di Narco, dove il nostro conducatore ci condurrà in che direzione? Andiamo a nord. Praticamente andiamo sulle pendici del Monte Coscerno. Poi? Poi giriamo per Ponte e Cerredo, Borgo Cerredo. E ritorno lungo il fiume, lungo la vecchia ferrovia. Quindi Lungonera. Ti piace l'idea? Vediamo, te lo dico alla fine. Va bene. Bene. Abbiamo novità! Gennarino, più ubriaco la sera che al mattino! È arrivato anche Gennarino, reduce! Io sono la vittima, eh? Io sono la vittima. Va bene, su una certa ora gli facciamo l'iniezione, non c'è problema. Dai, a presto! Ecco, questa è l'antica stazione ferroviaria di Sant'Anatolia. No, questa è di Scheggino, Sant'Anatolia di Narco, trasformata in punto di appoggio. E questi sono i tre culoni. Sotto noi la Valnerina. Il paese quello è Piedipaterno e questa è la strada che sale a Spoleto. Invece là sopra quel gruppetto di case di Cirino. La geppa è dietro, se tu ci fai caso quello è... Porca miseria. E lì c'è una salita ripidissima che fu fatta anni fa per il Giro d'Italia e tutti dovettero scendere. E questo è Vallo di Nera. Ecco, siamo saliti da là sotto. Quella è la statale della Valnerina. Quello è lo sterrato, non lo sterrato, è la strada asfaltata che sale da Piedipaterno a Spoleto. Allora, questo a sinistra è il Monte Fionchi, in fondo. E quello di fronte, quella è la strada che sale alla Sella di Corno e scende Forca di Cerro e scende a Spoleto. Ecco, lassù, in cima, sulle antenne, quello è il Monte Coscerno. E questo è Enzo. E invece di là c'è Ansimante Gennaro. Ansima Gennaro. E questo è il nostro conducatore. Di fronte a noi Monte Pettino. Ok, ore 11, Monte Coscerno. Sotto la nuvola, esattamente sotto la nuvola. Abbiamo fatto 10 km da Vallo di Nera. Dislivello di 800 metri. Dislivello 800 metri. Ecco lassù Monte Coscerno. Noi invece andiamo a sinistra in che direzione? Borgo Cerredo. Ponte Borgo Cerredo. Questo è Gennaro che sta meditando di sganciare qualcosa. Certo, tutti questi abeti, questo altopiano sembra di essere all'Alpe di Siusi. Ok, allora illustra la zona, Marco. Bellissimo altopiano con un rimboschimento fitto di abeti. Veramente sembra alta montagna, sembra di stare sulle Dolomiti qui. Non ti dicono niente. Perché sei come loro. Io, tu sei come loro, i cani non ti dicono niente. Anzi, te leccano perché ti riconoscono come loro simile. Guardano,
Sono vero. Ehi! È bellissima questa chiesa. Gennaro, fa il luogo. E qui addirittura l'altare. Ho fatto un quadro bellissimo, me lo richiedono dappertutto. Bellissimo. Questo dovrebbe essere Cerreto di Spoleto. Buongiorno. Ah, che bel posto. Eccolo, vedi? Quella è la strada che abbiamo fatto noi a scendere. Qui stiamo percorrendo la strada sull'antica rete ferroviaria Spoleto-Norcia. Stiamo sulla passerella e qui sotto c'è il Nera. Guarda che bellezza, eh? Lì la strada statale Valnerina. Qui si potrebbe fare il bagno, eh? Anche le gallerie. Ecco l'antico tracciato della ferrovia Spoleto-Norcia. Qui a fianco gorgoglia il Nera.
Questa è la stazioncina della ferrovia, Ma l'avevano messa bene. Sì, l'avevano anche ristrutturata. Passo Stretto, chilometro 27. E bravo il conducator! Bello, eh? Molto bello, no? Bello! Rino, ecco il nostro conducatore. Allora, Rino, che perfetto, ci dici? Perfetto, ottima compagnia come sempre, giro fantastico, molto rilassante, panoramico, una cosa meravigliosa. Perfetto. Da rifare. Bravo Rino. Allora Enzo? Giro bello, rilassante, altopiano, scoperta di un altopiano eccezionale e da rifare con delle varianti. Perfetto. Oh. Gennari. Allora? Molto bello, rilassante, molta salita, poca discesa. Allunga i piedi, avete una cosa? Perfetto Gennaro, con perfetto calzino da ragioniere. Ma che dici, questa è da ciclista. Da ragioniere. Insomma, come sempre, un grazie al nostro conducator. Bel giro. A presto su Wikiloc. Bye bye, buon pranzo. Ciao.